Pronto? Ok. Buongiorno e benvenuti a questo spettacolo organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. Questo è il nostro primo appuntamento della giornata. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e ho qui, il titolo lo sapete perché l'aveste già trovato in agenda, Marco Polo e il mondo delle meraviglie e ho Viaggio. qui Luigina D'Agostino per dirvi due parole. Grazie. Grazie a voi. Bene, questo viaggio di Marco Polo, questo viaggio delle meraviglie, racconta in breve le avventure di Marco Polo, quelle che sono raccolte nel libro del Milione. Questo spettacolo è nato proprio per una situazione tipo questa, un'arena in cui moltissimi ragazzi nella città di Monforte, in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes, hanno creato un villaggio Marco Polo. Noi vi presentiamo un sunto di questo spettacolo che speriamo vi possa divertire e che in qualche modo vi coinvolgerà. Vi presento gli attori prima di cominciare. Eccoli qua, ve li presento uno a uno. Claudio Dughera, Claudia Martore e Daniel Lascar. Lo spettacolo, come già è stato detto, è presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, che ha sede nella Casa del Teatro in Corso Galileo Ferraris 266. Quindi speriamo che questo spettacolo vi piaccia e quindi vogliate continuare a vedere le nostre attività nella nostra sede. Buon divertimento!
Saluto. Storia. L'incredibile viaggio delle meraviglie. Personaggi. Tanti. Protagonista. Marco Polo. Luogo di partenza. Venezia. Anno. 1271. Siamo pronti. Partiamo. Marinai! Sì, messer Polo! Caricate i sacchi di farina! Oh, ma ne abbiamo già caricati più di 100! E fate 101! Forza! Avanti, portate i barili d'acqua! Ma capitano, pesano un sacco! Portateli, ho detto! Forza! Avanti con le ceste! Fate entrare le bestie! Galline! Pico, bestia, se te metto in pentolon! Conigli! Che belle conigli! Anatre! Maiali! In cambusa! E adesso, miei prodi, tirate le funi a prora! Avanti! Avanti! Tira! Isa! Ma che cosa stai facendo? Signor Capitano, sto vincendo io! Stendetemi il mar Mediterraneo! Forza! Alzate le vele all'albero maestro! Avanti! Tirate l'ancora in barca! Insieme supereremo ogni tempesta. Messaggio del Doge. Che il vostro viaggio sia propizio, Messer Polo. Portate al Gran Khan un po' dell'olio della lampada che arde nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, in segno d'amicizia. Come egli desidera. Che la fortuna vi accompagni. Portate sempre alto il nome della nostra Venezia. Marinai, si salpa. Terra. Guardate. È la grande città di Baghdad. Thank you.
Sono il califfo della città di Baghdad, califfo di tutti i saraceni del mondo. Un giorno il Gran Khan decise di conquistare la mia città e così avvenne. A capo dell'esercito nemico fu mandato il re Alau. Io pensavo si trattasse di un piccolo esercito, ma mi sbagliavo. L'enorme esercito nemico era nascosto tra gli alberi e preparava l'imboscata. Uno ad uno i miei uomini caddero sotto i colpi del nemico. E fu una strage. Califfo, non ho mai visto un tesoro più immenso del tuo. Califfo, perché hai ammassato tanto oro? Che cosa volevi farne? Non sapevi che sarei venuto per assalirti e prenderti il trono? Califfo, perché non hai usato il tuo oro per difendere la tua città e la tua gente? Califfo, poiché il tuo oro ti piace così tanto, te lo darò per tuo stesso cibo. Mangia del tuo oro finché vorrai, non mangerai null'altro. Dopo 4 giorni il califfo morì e dopo di lui non vi furono più califfi. Dove corri? Sono al postino! Cosa? Sono al postino tartaro! Ma non lo vedi? Che ho la cintura di campanelli? I postini tartari hanno la cintura di campanelli! Devo portare la posta ad un altro postino 3 miglia da qui! E quanto tempo dista? 10 giorni di cammino! Per chi è questa posta? Per il Gran Khan! Per chi è questa posta? Per il Gran Khan! Per chi è questa posta? Per il Gran Khan! 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 Fuoco! Il castello degli adoratori del fuoco! Guardate! Guardate cosa sta uscendo da quel pozzo! Sono lingue di fuoco! E salgono alte, fino al cielo! Thank you.
popolo tartaro, pur non essendo sudditi di alcun re, versiamo forti tributi a un potente signore di nome Ung Khan, meglio conosciuto come Prete Gianni. Ma ci siamo ribellati e abbiamo eletto il nostro primo re, Genghis Khan, che significa imperatore universale. Egli è un guerriero, valoroso come tutto il suo popolo, e insieme siamo partiti alla conquista di nuove terre. Ora, il signore dei Tartari vuole tentare un'impresa senza precedenti: impadronirsi nel mondo! Ambasciatore! Vai dal prete Gianni e chiedigli la mano di sua figlia! Vai! Il mio signore chiede in sposa vostra figlia! Il vostro signore dovrebbe vergognarsi! Piuttosto che dargli in sposa mia figlia, preferisco vederla arsa viva! Vai! Il prete Gianni ha detto che... Ho sentito! Dite al prete Gianni che pagherà cara tale offesa! Parola di re! Vai! Ho sentito! Vai! 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 E allora? E allora? Guerra! E guerra sia! Combattendo così bene. Prima dobbiamo interrogare l'astrologo. Astrologo, dici chi sarà il vincitore di questa battaglia? Ora consulterò le stelle. Le stelle dicono che metà di questa canna è Genghis Khan, l'altra metà e prete Gianni. Vincerà la canna che, quando avrò pronunciato la mia formula magica, resterà sopra l'altra canna. L'arzi di Nadamnesi constellinem docchi. V
aria! Non sia mai! Staffe! Staffe d'Oriente! Chi vuole una staffa d'Oriente? Io vorrei una staffa! Là! Là! Oh. Mussoline! Dalla città di Mossul! Signori, avete caldo! No, sta bene così! Sì, avete caldo! Grazie a queste staffe resterete freschi tutta l'estate! Grazie! Staffe! Staffe! Spezie profumate, spezie d'Oriente! Oh, adorate le mie spezie! Che spezie! Pepe nero, curcuma e cumino! Oh, pepe nero, curcuma e cumino! Olio nero, petrolio! Signori, avete i pidocchi! No, non ce li abbiamo! Sì, avete i pidocchi! Grazie all'olio nero risolverete tutti i vostri pruriti! Oh. No! Olio nero, petrolio, olio nero! Galline! Galline grandi come struzzi, dovreste vedere che uova! Le mie galline! Oh mio, galline! Fuochi d'artificio per i vostri capodanni cinesi! Fuochi d'artificio! Fuochi d'artificio! Pietre preziose a prezzi pazzeschi! Oro! Rubini! E topazzi in quantità! Non si tocca, signore, se non ce lo si può permettere! Storie! Storie d'Oriente! Chi vuole una storia d'Oriente? Io vorrei sentire una storia! Fuoco! Il castello! Degli adoratori del fuoco! No, questa l'abbiamo già sentita! Storia della città di Lop! No, grazie, non fumo! La storia del re Dor! Questa sì, questa voglio sentirla! Basta, non pagherò più le tasse al prete Gianni e andrò a rinchiudermi nel mio castello. Non posso sopportare l'arroganza del re Dor. Non so più come fare. Invio un'ambasciata. Ambasciata? Non c'è nessuno!
È un'altra! Ambasciata! Risponde la segreteria telefonica del... È una terza! Ambasciata! Padrone, non vuole che io apro a Plete Gianni, mi dispiace! Non sia mai! Ma alla corte del prete Gianni vivevano sette paggi giovanissimi e fedelissimi. Agli ordini. Sei solo uno. Ah. E che gli altri li devi andare a prendere tra di loro. Su, vai. Prendine altri sei. Giovani e forti. Vi chiederò. Siete abbastanza forti per fare i paggi. Se siete abbastanza forti, fate... Wow! Wow! No! Wow! Wow! Bene, se siete abbastanza svelti, fate... Shapata! Shapata! Brava signora. Se siete abbastanza intelligenti, fate... Molto bene, prendine sei. Sei, mi sei giovani e forti. Sei volontari. Uno. Sì. Due. Le femmine svelte, sì, come gazzelle. Tre, quattro, cinque. I maschi, sei, robusti, come bufali. Seguitemi. Inferociti. Occhio, bisogna... Armali e schierali. Allora, schieriamoci. Uno, due, belli stretti. Tre, quattro, cinque, sei. Armiamoci. Armali. Una spada. Uno scudo. Sì. Un pugnale. Sì. Una lancia. Sì. Un arco e una scopa. I giovani paggi dissero, io lo dico e voi lo ripetete, se lascerete fare a noi... Se lascerete fare a noi... Vi porteremo qui il Re d'Or. Vi porteremo qui il Re d'Or. E partirono. E partirono. Partite, andate! Partiamo! Mettete il caschetto di sicurezza. Ah, tu ce l'hai già. Anche tu. Un piede sul cavallo. È piccolo il tuo cavallo, eh? L'altro piede sul cavallo. Prendi la briglia del cavallo. E di più. E ancora di più. Siete pronti per la grande avventura? Seguitemi, andiamo! Di qua! Dietro di me, in fretta! Paludi, alzate bene le braccia! Forza! Coccodrillo! Coccodrillo! Vabbè. Contro la parete di roccia. Seguitemi. Di qua. Di qua. Guarda che cadi così. Di qua. Dietro di me. Avanti, dietro. Cioè, avanti e dietro. Su, via. Prendete la liana. Sotto l'arco della morte. Avanti. Avanti. Forza! È morto qualcuno? È morto qualcuno? Morto bene! Finalmente! Dopo giorni e giorni e giorni di cammino, arrivarono alla corte del Re d'Or. Cia 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 cia. Benvenuti, miei paggi. Se sarete dei fedeli servitori, statene certi, vi ricompenserò con onore e glorie. E infatti, per due anni, i paggi si comportarono benissimo. Benissimo. C'era... chi lo portava a spasso per il parco. Grazie. C'era chi gli raccoglieva i fiori. Uh. C'era chi gli diceva bello. Bravo.
C'era chi gli diceva bravo. Bello. C'era chi gli diceva furbo. Ah, anche tu. E c'era chi gli puliva le unghie dei piedi. È un lavoro duro, ma pur qualcuno lo deve fare, ragazzo. Ma un giorno, all'improvviso, mentre passeggiavano nel loro giardino, lo circondarono. Circondiamolo presto, circondiamolo, facciamogli un cerchio intorno. Sguainate le spade! Schlauf! Che cosa vuol dire tutto ciò? Volete riconsegnarmi al mio peggior nemico, vero? Il terribile e antipatico prete Gianni! Ma bravi, miei cari pazzi! Vi siete meritati il giardino delle delizie! Tornate pure ai vostri posti! Un bel applauso per i paggi! Grazie, grazie, potete tornare ai vostri posti! Grazie, grazie, grazie! Quando il prete Gianni vide il suo peggior nemico legato e imbavagliato, ebbe un sogghigno di gioia maligno! Che tu sia maledetto, o re che osasti sfidarmi! Svestitelo e mandatelo a pascolare le capre! Per molti anni il re Dor visse come il più umile dei pastori, finché un giorno il prete Gianni lo richiamò a sé. Hai capito che sono più potente di te e che devi obbedire ai miei ordini? Sì, maestà. Ho compreso che non posso competere con voi. Allora alzatevi, rivestitelo, armatelo e dategli una scorta. Sei libero, puoi tornare al tuo castello. E da quel giorno il re Dor fu il suddito più fedele e leale del prete Gianni. Guarda, t'ho portato le tigri del Bengala! No! Guarda, ti ho portato il Bengala delle tigri! No! Guarda, t'ho portato una scatola piena di diamanti! No! Guarda, ti ho portato io due scatole piene di diamanti! No! Guarda! T'ho fatto la pizza napoletana! Uè! No! Non bastava portarle oro e gioielli, doni e regali. L'unico modo per prenderla in sposa era quello di batterla a duello. Si stanno presentando a palazzo numerosi giovani, tutti in grado di batterla. Andiamo! Yeah! Ah! Aia!
spalle. Mamma mia! Ma successe che nel 1280 si presentasse a Palazzo Pumar. Figlio di re, giovane, ricco, forte, ma soprattutto bello. Grazie. Bello! Bello! Figliola mia adorata, la tua forza è ormai nota in tutto il regno. Perché non ti lasci battere da quel bel giovine? Così potrai diventare finalmente sua sposa. Eh? No! Poco male. Sarai il più valoroso dei miei combattenti. E mi seguirai in battaglia. No! 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 Ma siete fuori? No! Raccontiamo ancora. Sì. La storia più bella è quella che Marco Polo sentì raccontare in India. Lì esistono gli incantatori di pesci e i pescatori di perle che recuperano ostriche giganti, mentre gli incantatori ipnotizzano mostri enormi e gigantesche piovre. No! La storia più bella è quella di quando Marco Polo arrivò all'estremo nord e lì incontrò gli abitanti del Regno delle Tenebre, così chiamato perché da quelle parti non sorgeva mai il sole e gli abitanti avevano occhi giganti con i quali vedevano attraverso il buio. All'arrembaggio! La storia più bella è quella dei corsari di Malabar. Loro depredavano del carico di ogni nave che gli passava a tiro. Arpionate quella balena! Quale balena? Quella balena! Ma non è una balena! È una balena! No! Gli arpionatori di balene dell'isola di Mal trascinavano le loro prede al porto, tingendo il mare rosso sangue. Ma la storia più avvincente è quella dei briganti Karaunas. Spietati, avvolgevano i loro nemici nella nebbia, li confondevano e li derubavano. No, raccontiamo la storia degli abitanti di Gambaet. Loro non facevano guerre, non depredavano navi. Si occupavano dell'arte, della cultura, della danza, del ballo e del teatro. Questa è una storia, è importante. No, la mia è molto importante. Nella mia storia. Guarda, la mia siamo mia in un momento. Dove sei? Io ti parlo e tu vai. Vado lì, lascia stare.
Amico mio, sono felice di averti incontrato. Farete per me un'ultima ambasceria e poi potrete tornare verso la vostra amata Venezia. 14 navi vi aspettano al porto. Portate con voi le lettere per il Papa e per i re cristiani della vostra terra. Con le piastre del comando che vi ho donato potrete attraversare tutto il mio regno e avrete ogni cosa che vi servirà. E ora, amico mio, fate un buon viaggio. E ricordatevi, ogni vita è una grande vita. E ora si dia inizio ai festeggiamenti. Che avete visto è stato fatto in versione ridotta per lo spazio e il tempo, ovviamente in teatro a luci. Suoni. I love you. A luci, suoni ampi e movimenti più grossi e più scenografici e più coreografici. Comunque è stato un piacere farlo qua per voi al Salone del Libro.